Buonasera a tutti, per l'ennesima volta da Locarno Andrea Peduzzi. Voglio parlare questa volta di un film che ho appena visto, che ho appena finito di vedere, infatti è sera. Il film in questione è Gang Byun Hotel, è un film coreano, della Corea del Sud. Il regista è Hong Sang-soo, spero di averlo pronunciato anche questa volta correttamente, che è un regista attivo dal 1996, che è già stato selezionato a Cannes, ha vinto il Tiger Award a Rotterdam e in particolare qui a Locarno nel 2013 con Aur Sanshi ha vinto il Pardo per la miglior regia, mentre nel 2015 ha addirittura vinto il Pardo d'Oro, quindi del concorso internazionale, con Rai Now Wrong Den, non pronuncio il nome originale per decenza. Gang Byun Hotel è un film veramente particolare, secondo me, un film proprio da pipponi mentali per quanto mi riguarda. Il significato è Hotel by the River, cioè Hotel by the River è comunque la traduzione del titolo in americano, immagino che sia anche il significato, comunque l'hotel sul fiume. È un film in bianco e nero, trasmesso ovviamente la versione originale in coreano con sottotitoli in inglese, e praticamente racconta una storia molto particolare. In questo mondo in bianco e nero, in questo hotel, c'è un poeta, un anziano poeta, che si sente prossimo alla morte. E allora sceglie di contattare i suoi due figli e di farsi venire a trovare. L'anziano poeta, che noi sappiamo attraverso alcuni dettagli, diciamo, che emergono da dialoghi o conversazioni, oltre ad essere piuttosto famoso, quindi un poeta, uno scrittore affermato, ha lasciato la moglie molti anni prima, quindi quando i figli erano ancora piccoli. Uno di questi figli è sposato con una nuora che il poeta dice di apprezzare molto, comunque come persona. I due figli arrivano, vanno a trovare questo poeta contemporaneamente e si trovano nel bar di questo albergo, iniziano a conversare, a chiacchierare. Contemporaneamente in questo albergo si verifica un altro racconto, diciamo così, che si incrocia con quello del poeta e dei suoi due figli. Ci sono due donne che sono in una camera, apparentemente sono in rapporti molto prossimi, però diciamo che non vengono suggerite scene asaffiche né altro, sembrerebbero piuttosto parenti. Il poeta si rivolge a loro incontrandole come due angeli, che in qualche modo parlano di fatti che sono successi loro di recente. In particolare una di loro ha avuto un incidente, ha una mano bendata, diciamo così, una scottatura, mentre l'altra recentemente si è lasciata con il proprio compagno, diciamo così. Quella con la scottatura è una donna più severa, che diffida degli uomini, ha un carattere molto forte, mentre quella che invece ha lasciata col compagno è più incline al perdono, tant'è che quando la donna severa gli dice gli uomini sono immaturi, non ti dovevi fidare così, lei dice no, in fondo una relazione abbiamo sbagliato entrambi, ce l'abbiamo messa tutta, ma insomma comunque una severa e una più indulgente. Ora, le storie si incrociano, nel senso che ogni tanto il poeta sparisce dalla situazione del tempo che passa con i figli, quindi ogni tanto i figli non lo trovano più, e contemporaneamente capita nella vita di queste due ragazze, le incontra, ad esempio a un certo punto fuori da questo albergo dove scorre un lungo fiume, inizia una forte nevicata, diventa tutto bianco, che quello bianco e nero dà un effetto molto particolare, e il poeta esce e incontra queste due ragazze, e inizia a parlare con loro, a passare del tempo che con loro. Ora, è un film singolare, direi proprio alla Murakami, nel senso che questo albergo è evidentemente un luogo simbolico, nel senso che faccio fatica a pensare che sia un luogo materiale, che il film sia da interpretarsi in senso letterale. Quest'uomo passa del tempo con i due figli, fa loro un regalo, ci sono comunque dei momenti ricchi, densi di significati, anche diciamo da interpretare, e contemporaneamente queste due donne sembrerebbero essere una sorta di avatar, di succedanei della ex moglie di questo poeta, che aveva un carattere anche lei molto forte, e l'altra, la più giovane, potrebbe essere un succedaneo della nuora, cioè della moglie del figlio maggiore. Ci sono dei segnali che incrociano queste due storie, non so, ad esempio una delle due donne, quella che ha avuto l'incidente, ruba un guanto da una macchina che dice questa è la stessa macchina con cui ho fatto l'incidente, ed è guarda caso la macchina di uno dei due figli, cioè ci sono comunque dei riferimenti molto forti tra queste due storie, sono sempre simbolici. Tra l'altro le due donne incrociano in un ristorante il poeta con i figli, ma non gli parlano, per cui è tutto veramente sospeso. Addirittura io non sono riuscito a capire, o comunque non è dato capire secondo me, se il tempo del montaggio è coerente, diciamo, col successione degli eventi, cioè se non vengono presentati in maniera diversamente. Insomma, secondo me è un gioco di simboli e interpretazioni. Quello che ho pensato
ma è un'interpretazione del tutto personale, è che il poeta abbia voluto in qualche modo riunire oltre ai figli anche le donne, diciamo, della sua famiglia, che abbia voluto ritrovare in questo momento in cui lui si sente prossimo alla morte, anche se appare in buona salute, ma ha questa sensazione, abbia voluto riunire tutta la sua famiglia in questo luogo che è vicino al fiume, questo albergo isolato, luogo simbolico. Da occidentale non posso che interpretarlo come un purgatorio, chiaramente non conosco a sufficienza la cultura orientale o la tradizione folclorica coreana per potermi pronunciare in questo senso. Però diciamo che è sicuramente un luogo sospeso tra la vita e la morte. Ecco, quello è il significato che secondo me trasmette, a prescindere. Tutto questo è fotografato con una nitidezza incredibile, con delle geometrie molto molto nette e un montaggio molto molto lento, nel senso il film è estremamente lento. Forse quella per me è la sua più grande pecca, nel senso che mentre mi sono divertito a interpretare il gioco di simboli, ho fatto fatica a non annoiarmi durante la visione del film. Ripeto, forse non è una pecca del film, ma è una pecca mia, magari non sono in sintonia con quel tipo di racconto, però diciamo che è un film che ho fatto un po' fatica, diciamo che mi è un po' pesato, però sicuramente è un film di qualità, è un film interessante, è un film perfetto per chi ama i racconti di Murakami. Adesso non voglio generalizzare mescolando Giappone con Corea o quant'altro, però insomma le atmosfere mi hanno ricordato Murakami, non posso fare a meno di segnalarlo. È un film che consiglio, è in concorso per il concorso principale, potrebbe essere un favorito, vai a sapere. Per adesso vi saluto e alla prossima, ciao!